Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Quindi oggi siamo ancora in Friuli, per l'esattezza a Tarvisio, in provincia di Udine, e oggi andremo a vedere l'Orrido di Slizza, un percorso che costeggia il fiume sospeso tra passerelle in legno e che ci regalerà panorami stupendi. Quindi sono in salita, venite con me, andiamo. Sotto in descrizione vi lascio il punto dove ho parcheggiato. Dopo qualche decina di metri e una piccola salita arriverete a questo punto. Qui troverete questo cartello illustrativo del percorso e la statua del soldato asburgico in onore dei soldati caduti durante le guerre napoleoniche. E ora scendiamo! Vi ricordo che ho un giro ad anello e vi consiglio di partire da questo punto perché poi salire dall'altra parte è più facile. Ah, bella ripida! Wow! Si scende rapidamente, immersi in questo bosco millenario. E che dire, il panorama, l'ambientazione ovviamente è stupenda. Sentiamo il rumore dell'acqua che è abbastanza qui sotto e quindi dai che arriviamo a vedere il torrente Slizza. Ed ecco che dopo una bella discesa siamo arrivati quasi ai piedi del torrente. Piccola deviazione per andare vicini all'acqua. Mamma mia! Ragazzi, bah, spettacolo puro qua. Ta-ta! Beh, l'acqua è trasparente da morire. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Ah, wow, bella fresca. Ghiacciata. E adesso riprendiamo il percorso. Se vi piacciono i contenuti che porto, mi raccomando, condividete i video con i vostri amici e parenti, aiutatemi a far crescere il canale in modo da riuscire a portarvi sempre in luoghi nuovi. È questo camminamento che sale e scende lungo il torrente che ci dà delle immagini paradisiache.
ci si potrebbe anche soffermare sul ghiaino, però oggi non abbiamo tempo. Beh, più che orrido io lo chiamerei paradiso. Sempre grazie a lei delle immagini stupende. Quando lo perdete, magari in posti come questo potete trovare il senso della vita. Si va in galleria. Questa grotta piccola mi sembra sia stata scavata a mano, se non sbaglio, nell'Ottocento, ma non vorrei dire qualche cosa di sbagliato. Ma gustiamoci questo panorama. E quello là in alto è il Ponte del Diavolo.
esseri umani. Proviamo a salire qua sopra. Ed ecco che a quanto sembra abbandoniamo l'orido, saliamo sempre lungo questo sentiero per arrivare sopra il ponte del diavolo e prendere la stradina asfaltata ciclabile che ci porterà alla macchina. E qui incontriamo la strada. Questo è il sentiero da dove siamo arrivati. Non attraversiamo il ponte, ma andiamo dalla parte opposta. Ed ecco che dopo poche decine di metri dal ponte arriviamo al punto di partenza dove abbiamo parcheggiato la macchina. Abbiamo conosciuto anche l'orido di slizza, veramente ma veramente stupendo. Quindi, come sempre, se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like, iscrivetevi al canale e vi ricordo che sotto in descrizione trovate anche la mia attrezzatura. E come sempre noi ci vediamo alla prossima esperienza. Ciao!